Signore inglese li fa. No, sorry, detesto il salmone in bottiglia. Salmone in bottiglia fa ridere, no? Umorismo anglosassone. In fondo siamo a Milano, alla fine degli anni 70, il salmone in bottiglia deve far ridere. Niente, non capiscono niente. Certo che se domani mi andasse bene, qua non mi ci vedono più, eh. Mi ci vedono, mi piacerebbe tornarci da vincitore qua col padrone del cabaret, sua moglie. Uè, tal chi, chi non muore si rivede, perché loro sono così, anche se sanno dei tuoi successi, fingono di ignorare. Allora Fabio, cosa te feta adesso, Cosa fai adesso, Fabio? Ma niente, faccio un Mercuzio al piccolo teatro. Mercuzio, Romeo e Giulietta, Mercuzio, il protagonista. Come mai? Mi ha chiamato lui, Giorgio, per un provino, gli sono piaciuto e Mercuzio. No, stasera butto via tutto, non c'ho voglia, non c'ho la concentrazione, non me ne frega niente di quattro imbecilli provinciali, cialtroni. Faccio una cosa pulita, sindacale, se ridono bene, se no peggio per loro. Sai cosa me ne frega a me se... Oddio, se lui fosse venuto qua per vedermi, se Giorgio mi vede qua è la fine. Beh, no, andiamo, l'avrei riconosciuto subito all'ingresso, bello, alto, coi capelli. Io questo locale lo odio questo locale dove lavoro da 20 anni, lo odio. Odio il padrone, la moglie, i camerieri, i servi, il pianista, gli artisti, l'arredamento, l'odore, perché c'è un odore qua. Mi tocca fare un repertorio gretto, folclorico, populista, tutto un ammiccamento e un sospiro alle vecchie case di ringhiera di Milano che scompaiono. Poi riappaiono, poi riscompaiono, sai cosa me ne frega a me delle case di ringhiera di Milano? Sono nato a Livorno, io, figurati. Vabbè, anche a Livorno qua e là ci sono delle vecchie case, ma insomma io sono contrario alle vecchie case di ringhiera, il bulldozer ci vorrebbe, il bulldozer che le butti giù una volta per sempre. Senti come ridono. Beh, è chiaro, qui hanno successo quei tre lì, i topi di Foggia. Giocano sul calambur, il gioco di parole, no? Topi di Foggia, topi di Fogna. Cantano le osterie in dialetto pugliese, cantano poi, squittiscono con le code, i baffi, schifosi i topi di Foggia. No, io devo uscire da questa cloaca maledetta dove sono chiuso da 20 anni. Deve andarmi bene il provino domani, deve andarmi. Io sono un hegeliano razionale, ma un bacino alla Madonna di Montenero non si sa mai. Se c'è, bisogna vedere se c'è, perché magari ci sono tutte le altre Madonne e manca solo lei. Però dalla faccia si direbbe una che c'è, è vero che ci sei, Madonnina bella, se ci sei dammi un segno, un piccolo segno, Madonnina, non ti chiedo tanto. Eccolo il segno. Signore e signori, ecco il mio arrivo. Fabio Altoretti, l'erramagine, che minghe trova un c'è, mezzo un cagato tra monte Spero che i maccheroncini siano stati di vostro gradimento, buoni, eh? A proposito, non fate caso a questa canzoncina di sottofondo, è uno scherzo che mi combina tutte le sere il maestro. Maestro, ma io te l'ho detto 1000 volte, che come musica per la mia entrata voglio la primavera di Vivaldi. Ma figuriamoci, lui non sa neanche chi è Vivaldi, è convinto che Vivaldi sia una mezzala della Sampdoria. La Sampdoria, no? Vivaldi è un cognome genovese, ecco perché potrebbe nascere l'equivoco. Bene, non importa. Io vedo che stasera c'è un pubblico molto signorile che è venuto a vedere il nostro cabaret, per cui direi di cominciare subito con una cosettina culturale. Culturale, mi piace questa parola? Tanto per alzare un po' il livello artistico della serata. Dunque, attenzione. Attenzione perché è un flash biblico. Io rido perché la so già. Dunque c'è Gesù, noto personaggio, no? Gesù, che sta in un American bar, però è molto giù, molto depresso, molto abbattuto. Sta sorseggiando un whisky, ma è molto triste. Entra un signore trafelatissimo e gli fa: Gesù, presto, corri fuori, c'è un falegname che cerca suo figlio. Gesù si precipita all'esterno, grida: papà! E il falegname: Pinocchio! Dunque Gesù è figlio di un falegname, ricordate, no? Gesù è figlio di Giuseppe Falegname, ma anche Pinocchio a sua volta è figlio di Geppetto, anche lui, diciamo, nel ramo legni. Per cui c'è questa professione comune dei babbi, no? Giuseppe e Geppetto, professione comune da cui nasce l'equivoco. Pinocchio! Invece non è Pinocchio. Equivoco che voi mi insegnate, fonte di inesauribile comicità a teatro. Quando c'è un equivoco a teatro, in un altro teatro, tutti ridono. Non vedono l'ora che nasca l'equivoco per scatenarsi in una risata liberata. Bene, qui non ride nessuno, non importa, non nasce l'equivoco, ma puntuali come sempre, tornano a voi i topi di Foggia!
anche Pinocchio hanno capito. Pinocchio è facile, andiamo, Pinocchio. Pinocchio è un personaggio popolare, Pinocchio. È un burattino col naso, Pinocchio. Non ho detto Proust. Se dicevo Proust, papà, Proust, d'accordo. Ma Pinocchio fa ridere, Pinocchio, maledetti analfabeti, bestie. Io lavoro per delle bestie, degli animali. Che ore sono? Mezzanotte, già mezzanotte. Tra 10 ore esatte sarò lì davanti a lui al piccolo teatro di Milano, in via Rovello, Rovello Strasse. Bisogna che arrivi una mezz'ora prima, anche un'ora, figurati, lì non c'è mai il parcheggio. Potrei prendere il metro, o forse anche l'autobus, il 50 che mi scende proprio lì davanti. E no, però l'autobus è pericoloso, pericolosissimo, un colpo d'aria, mi va giù la voce, addio. Dottore, mi scusi, guardi, mi creda, ieri sera avevo una voce incantevole, oggi non lo so cosa mi è successo, è che io sono perseguitato dalla Scaroni. No, per carità, non devo dirgli che sono sfortunato, i perdenti non li vuole nessuno. No, domattina io mi compro il miele che fa bene alle corde vocali, me ne mangio 2 barattoli, me ne mangio. Arrivo lì pieno di ambrosoli fino agli occhi, spacco tutto, spacco. Il miele. Il problema è come mi vesto. Io avevo pensato alla calzamaglia nera. In Germania al Berliner Ensemble è un po' come la tuta di lavoro, ho visto le foto, ma... come faccio a uscire di casa in calzamaglia? E non posso neanche arrivare lì e chiedere un camerino. Vorrei un camerino, devo cambiarmi, non devo far vedere che sono emozionato, che ci tengo troppo. Devo essere lì così, quasi per caso. Lei deve fare il provino, chi io? Ma non lo so, credo. Io vado al bar, casomai mi chiamate. No, il bar è troppo, no. No, sto in quinta, fumo... No, il fumo fa male. Leggo un giornale, ecco, io sto qua, leggo un giornale quando volete, io vengo se volete, se no non importa. Tanti provini si sa, si fanno, non si fanno. Provino più, provino meno. Che giornale leggo? Se mi sorprende a leggere la Gazzetta dello Sport è la fine. Le Monde, leggo Le Monde, che dà subito un toro. Io sto in quinta con Le Monde, leggo Le Monde, leggo, guardo le figure di Le Monde. Quando mi chiamano butto Le Monde, no, però forse è meglio Variety, giornale dello spettacolo, Variety. No, anche il dramma, ma sì, poi ce l'ho qua. Leggo il dramma, sto in quinta col mio dramma. Quando mi chiamano butto il dramma, no, non leggo. Vado in giacca e cravatta e non leggo. Giacca marrone, pantaloni di velluto liscio, gabardin, un bel gabardin, giacca marrone, gabardin, no, forse meglio pettinato di lana, giacca marrone pettinato, tutto pettinato, pettinatissimo, giacca marrone pettinato, no, abito blu, non si discute nemmeno, ma certo, abito blu, molto più elegante, abito blu, camicia bianca, cravatta chiara, argento, anche questo, sì, mi presento lì, buongiorno dottore, sono venuto per l'audizione con il mio abito blu, questo è il mio abito blu, per l'audizione, l'abito blu però fa un po' cerimonia, poi mi fa no guardi il battesimo è di fronte, poi no andiamo, no io sono un attore e gli attori si sa come sono, estrosi, stravaganti, bizzarri, no, attori, petto nudo e pancia nuda, nudo, foulard, un bel foulard, hanno dato negligentemente, un po' buttato, sbarazzino, petto nudo, foulard, non ce l'ho il foulard. Bisogna che me lo compri, domattina presto all'alba, vado da un foulardaro, petto nudo foulard, baschetto, il baschetto ce l'ho sempre avuto io il baschetto, dalla seconda media che ho il baschetto, petto nudo foulard baschetto, un po' alla francese, bonjour, je suis ici pour l'audition, je voudrais faire les prouvées sur le palcoscenico, no, quelle abruzzese, no? Le prouvées sulla tavola del palcoscenico, dove l'ottatore sente, non va bene, me ne accorgo io, figurati lui, non va bene, non funziona, ma come non ci ho pensato prima, ma che un bel maglione, ma certo, un bel maglione nero, di quelli che porta anche lui, Giorgio, però il mio più vecchio, liso sui gomiti, consumato, in modo che lui pensa che il suo maglione è molto più bello del mio, e mi prende a ben volere. Mi vede di buon occhio, mi fa, dove l'ha comprato quel simpatico maglione, eh? Dove l'ho comprato questo schifo di maglione io? Questo l'ho comprato a Londra, l'ho preso a Londra, dottore. Io vado molto spesso a Londra per ragioni teatrali, ovviamente. Si può dire un giorno sì, un giorno no, sono a Londra. E appunto un giorno sì, ero lì a Londra e mi sono detto, ma fammi andare al mercatino dei maglioni neri. A vedere alle volte ci fosse un maglione nero collo alto, perché io ho proprio una passione per questi maglioni neri collo anche lei. Non lo so, vede alle volte nella vita, è proprio vero, Dio li fa e poi li accoppia. No, questo è troppo, no? No. A Parigi, l'ho preso a Parigi, dottore, vado molto spesso anche a Parigi, sempre per teatro, eh? Ero lì a Parigi, ma no, l'ho preso a Milano, dai, a Milano, star lì a passare il confine per un maglione. L'ho preso a Milano, dottore, questo è un maglione di Milano, Milano, capitale morale e dei maglioni. Il maglione di Milano, lei che schifo, il maglione di Milano, che a Milano i maglioni sono i più severi del mondo, non l'ho comprato, è troppo complicato, non l'ho comprato, me l'hanno regalato, dottore, questo è un regalo, me l'ha regalato
Qui ci vorrebbe un importante, non posso dire me l'ha regalato mio cugino, me l'ha regalato Albertazzi, Giorgio Albertazzi me l'ha regalato. Lui ha la casa piena di maglioni, proprio piena, come entri maglioni, credo abbia un commercio, non lo so. E mi ha detto Giorgio, ma prendi pure uno, due, tre, figurati, in questa casa i maglioni vanno, vengono. Allora io, già che c'ero, ho preso 8 maglioni di Albertazzi e questo è uno degli 8, ma però è pericoloso se poi gli telefona per controllare. Pronto Giorgio? Stia fermo qua lei. Giorgio, sono Giorgio, stia fermo qua lei. È vero che hai regalato un maglione, per carità, mi fa arrestare, evitiamo guai. No, no, Ugo Pagliai me l'ha regalato. Pagliai può regalare maglioni benissimo. Sì, perché il concetto io l'ho capito, il maestro è buono, perché lui è buono, Giorgio. Giorgio è buono, è generoso, è caro, però se tu non lo sorprendi subito, non lo impressioni appena entri, si distrae e si sa i suoi pensieri, le sue cose, non ascolta. Io devo trovare il modo di colpirlo appena entro, in modo che lui fa, ma chi è questo attore? Interessante, presto, nome, cognome, telefono, partita IVA. Devo trovare il modo di colpirgli. Potrei vestirmi da Arlecchino, entrare saltellando. Un giorno si operò con la va come la sta. Son venuto qui per il Truvin, e il Truvin tremendo. Io nel Veneto sono schifoso. Poteva essere di Livorno, Arlecchino, non so, Lucca, Pistoia, Montecatino. No, veneziano, Goldoni maledetto. Poi figuriamoci se esco di casa vestito da Arlecchino. Anche sotto il cappotto si vedono le gambe a scacchi, si vede. Il portinaio chiama il 113, già mi odia, perché lui fa il portinaio e io faccio l'attore. Poi dicono che le classi non esistono. Ogni volta che esco di casa mi fa, allora, surgasma, come va il teater, come va il teater?